E allora abbiamo un ospite strepitoso. Ci voleva un po' di energia, un po' di ritmo questa sera ai tirapietre. Il maestro Tullio De Piscopo. Ciao maestro. Ehi, ciao Wagyu. Come va maestro? Come va? Tutto bene? Non c'è male, tutto a posto. Maestro, come ha usufruito di questa pausa forzata da coronavirus, da Covid, questa brutta emergenza che ha messo in stand-by l'umanità? Tullio De Piscopo, come ha utilizzato questo tempo a disposizione? Per riposarsi, mamma per scrivere mia. Qualcosa? Beh, ho scritto un libro sui rudimenti, sulla batteria, no? Sullo studio del tamburo. Però poi mi sono dedicato ad insegnare online. Sì, infatti l'altro giorno che ci siamo sentiti era occupato in una lezione online. È stato un po' difficile, però mi sono tenuto a capa tosto. mi sono messo a studiare anch'io il sistema, perché fare la batteria online è impossibile. Esatto. Che si sente tutto in ritardo, quindi mi sono inventato una batteria di gomma che faccia poco rumore e siamo riusciti a fare tutto fino alla fine di giugno. Praticamente ho lavorato quasi tutti i giorni. E quando ero libero dovevo scrivere le lezioni da far vedere ai ragazzi online, insomma. E sono stato abbastanza impegnato, però chiaramente manca il contatto col pubblico, no? Il contatto col pubblico, ma poi questa pandemia, insomma, ci ha fatto capire un po' di cose, no? Qual è la cosa più importante che ha capito Tullio De Pisco? Che friendi in mezzo, friendi prima. E siamo assolutamente d'accordo. Io però a Tullio De Piscopo volevo chiedere un ricordo di Gio Amoruso, che purtroppo qualche mese fa è volato, dove adesso si gode un'altra dimensione, un'altra vita, anche il grande Pino Daniele. Cara mia, io ho sofferto tanto per Gio. Io andavo a trovarlo, mi ero prodigato per farlo trasferire lì a Imola, c'era un centro di eccellenza a Monte Catone, e ogni tanto andavo a trovarlo, insomma, mi è dispiaciuto tanto veramente, pensavo, speravo in un miracolo, però purtroppo. Possiamo dire che Gio Amoruso, che tra l'altro abitava a 250 metri da casa mia e che conoscevo benissimo, ci siamo spesso visti in determinati festival, è un musicista ancora troppo sottovalutato? No. Sottovalutato no. Io parlo dal punto di vista della critica mondiale, cioè in Italia è sicuramente riconosciuto come grande artista, però secondo me c'è un eccesso di non celebrazione come meriterebbe. Io sono convinto di questo, perché Gio Amoruso, secondo me, come musicista è tra i migliori degli ultimi anni. In Italia tutto quello che è non commerciale, esatto, viene un po' sottovalutato, capisci? Purtroppo chi fa la musica di spessore viene sempre penalizzato, non c'è niente da fare. Io stesso feci un disco straordinario dopo Bello Carico, che era, si chiamava semplicemente De Piscopo il disco. Ed è uno dei più belli che ho fatto, e non ebbe un grande successo, capito? Ed era uno dei più belli. È quello che ha più affezionato? No, affezionato ce n'è uno, però quello che io sono affezionato a Santo Andamento Lento. Infatti che mi ha dato la possibilità di comprare la casa che la mia famiglia si meritava. Esatto. Tullio, ma possiamo, anche se naturalmente è un po' banale, ricordare Pino Daniele, perché ti chiedo questo, perché ho visto sui social un'intervista di Pippo Baudo ad un giovanissimo Pino Daniele. Pippo Baudo forse probabilmente non aveva capito in quel momento, giustamente anche perché Pino era giovanissimo, non aveva capito che aveva davanti uno dei più grandi musicisti napoletani di tutti i tempi. Come è venuta fuori, a fuoco lento, andamento lento, la carriera dei Napoli Centrale, che poi sono un'icona, no, nella storia di tutti i giovani napoletani e non solo? Ma Pino praticamente ha fatto parte di quel mondo lì, ma un po' prima di Pino c'era questo
movimento che era il Naples Power, no? Sì. Il potere della musica napoletana, iniziato da Carlo D'Angiò, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, i Fratelli Bennato, uh-huh, io stesso, Tony Esposito. Il maestro De Simone, poi, no? Roberto De Simone. Lui era il capo della ricerca storica, musicale, le villanelle. E poi arrivò Pino Daniele, la ciliegina sulla torta, no? Uh-huh. Che ha sbaraccato tutto, praticamente. Senta maestro, possiamo darci del tu? Io parlo con un mito e non, sì, so se dar del lei, del tu. Che cosa devo fare? Del lei o del tu? Del tu. Tullio, mi regali questa grande gioia. Ma ti voglio chiedere, al di là di Pino Daniele, qual è il musicista che maggiormente ti ha ispirato quando eri ragazzino? Quando ti sei avvicinato alla batteria? Vabbè, da ragazzino io amavo i grandi batteristi come Max Roach, Blakey, Elvin Jones, poi pian piano tu pensi che poi io ci ho suonato pure con Art Blakey e Max Roach, che erano i miei papà spirituali, no? E poi chiaramente dopo ho collaborato con i grandi come Jerry Mulligan, Libertango, con Astor Piazzolla, bellissimo, l'ho fatto io, sì. Anche con Quincy Jones hai lavorato, no? Sì. E poi la storica, lo storico incontro con Pino Daniele, no? Sì. Quella è stata una cosa magica. Senti Tullio, una domanda te la devo per forza fare. In questi giorni divampa il dibattito su Ringo Starr, il batterista dei Beatles. Per tanti è come stato... mai? Cosa divampa? Divampa per un motivo molto semplice, perché per tanti non è stato un grande batterista, ma solo un fortunato a trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Io Non hai detto niente. È stato fortunato anche quello. No, però volevo un parere dal punto di vista tecnico. Cosa pensa tu, il grandissimo Tullio De Piscopo, di Richard Starkey al secolo? Ma secondo me ci voleva quel batterista. Uh-huh. Se c'era un altro più bravo che voleva mettersi in mostra, forse non veniva fuori questo loro suono, hai capito? Un po' grezzo, un po' sporco. Che poi tu pensa che allora suonare dal vivo non c'erano gli impianti di adesso, era fatica. Certo. La gente faceva fatica a sentire sugli spalti degli stati. Eppure avevano quel loro suono, quindi aveva il suo perché. Quindi Ringo Starr era il batterista giusto per i Beatles, anche se ho ben capito non ti fa impazzire come no, talento no, no, individuale. No, a me piace. A me piace Ringo Starr, ma piacciono tutti loro. Ognuno fa il suo, capito? È importante, non è poco. Invece il batterista più forte di tutti i tempi, dopo naturalmente Tullio De Piscopo, chi è? Per noi Tullio De Piscopo è il numero uno per assoluto. Per noi è sempre il numero uno. Ma secondo me non esiste uno più forte. Cioè ognuno ha la sua caratteristica. Cioè, chiaramente a certi livelli sto parlando, no? Certo. Ognuno ha un fatto, una storia, qualcosa da raccontare sullo strumento. Però vince sempre chi ha avuto più sofferenza. È vero. Vince sempre chi ci parla. Con lo strumento, capito? E chi è il migliore interprete da questo punto di vista secondo Tullio De Piscopo? Chi ha sofferto di più? Ma ce ne sono tanti, per esempio io amo molto i batteristi neri, Black. Uh-huh. Amo i Black Rhythm, la musica nera, capito? Il soul. Tullio, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Speriamo di riaverti ancora una volta ai Tirapietre, il programma di Radio Amore, il lunedì dalle 21. Grazie Tullio, un abbraccio e buona serata a te. Ciao, adiù.